freddo polare mette a rischio soprattutto i più deboli. Come difendersi allora nel servizio di Ada De Santis? Attenzione a tutto il personale, attenzione, prego. Qui controllo missione. Io mi voglio davvero congratulare con tutti per questo lavoro ben fatto. Ve lo dico con tutta franchezza, è stato arduo, ma è andata in porto. Viva, salute. Salute. Beh, ne è valsa la pena. Io brindo a questo. Coprirsi adeguatamente, di non uscire nelle ore di maggiore intensità del freddo, la mattina presto, la sera. Ricordiamoci che nelle case non ci deve essere una temperatura superiore a 22 gradi. Un eccesso di calore, oltretutto, riduce la capacità di adattarsi al freddo quando uno poi esce di casa. Poi un'alimentazione adeguata, ricca di vitamine. A tutti i servizi! A tutti i servizi! State pronti! State pronti! Dammi la situazione. 4 e mezzo. Situazione 4 e mezzo, è ok. Si va per la seconda. Attenzione, gonadi! Qui si tenta un record!